Buongiorno, abbiamo con noi Andrea Virgilio, vice sindaco del Comune di Cremona, che è anche assessore all'urbanistica, che ringraziamo. Ecco, nei giorni scorsi è apparsa sulla stampa una proposta, un'idea, azione a San Felice, come è stato chiamato, di un mega impianto di logistica. Su questo si sono scatenate azioni, delle polemiche, eccetera, hanno raccolto delle firme. Volevamo sapere da lei qual è il punto della situazione, quali sono le ipotesi che l'amministrazione sta valutando. Prego. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, si tratta di un ambito di trasformazione importante e imponente perché siamo quasi a 300.000 metri quadri di area. Originariamente era stata richiesta anche una superficie molto più ampia, originariamente perché quest'area è stata introdotta come ambito di trasformazione nel piano di governo del territorio del 2008 come area produttiva logistica. Dopodiché ha avuto, diciamo così, un iter, un percorso in occasione delle varianti che si sono succedute all'interno di quel contesto, ma anche all'interno dei piani di governo del territorio successivi, nel senso che quest'area è rimasta ovviamente a questa prevalenza, di questa destinazione, salvo l'introduzione di una percentuale minoritaria, ma comunque significativa rispetto appunto alla consistenza dell'area, di destinazione di commercio al dettaglio, di medie strutture di vendita, cosa che aveva suscitato un dibattito, una discussione pubblica. Dopodiché l'amministrazione Galimberti, quindi noi, avevamo avviato un piano attuativo che si è concluso nel 2016, che ha sostanzialmente confermato la destinazione logistica di quell'area per circa 100.000 metri quadri, introducendo però altre funzioni. Oltre a quella commerciale, era stata introdotta la funzione a commercio all'ingrosso e funzione di carattere direzionale e sportivo, ma per consentire, come dire, per quanto ci riguardava, la nostra preoccupazione prevalente era quella di evitare la destinazione alla media distribuzione di vendita. Diciamo che questo è il piano attuativo del 2016. Ora sostanzialmente cosa succede? Succede che quest'area cambia di proprietà e si ritorna alla vocazione originaria dell'area, quindi si ritorna a una vocazione unica, monofunzionale, relativa proprio alla logistica. Questa cosa ha suscitato delle polemiche, come dicevi tu, una raccolta firme. Tuttavia, ecco, mi preme sottolineare il fatto che non è che è un percorso deciso adesso, è una pianificazione che risale al 2008, che viene confermata nell'ambito degli strumenti urbanistici successivi, viene confermata all'interno anche del piano attuativo. Il fatto che si chieda oggi di stralciare l'area non solo non è possibile perché siamo all'interno già di un piano attuativo, ma questa amministrazione poi la riterrebbe poco strategico una scelta del genere, cioè noi riteniamo che all'interno di un percorso che si pone come obiettivo la sacrosanta esigenza di andare a stralciare delle aree che potenzialmente possono essere edificabili, il fatto di stralciare non significa il fatto di andare a cancellarle tutte, significa quello di fare delle valutazioni di priorità. Cosa che noi abbiamo fatto, cosa che faremo anche nell'ambito della prossima variante. Rispetto a quest'area, è un'area produttiva logistica collocata a ridosso del casello autostradale. La riteniamo per questo strategica, ma la riteniamo così strategica che abbiamo anche ritenuto opportuno e necessario costruire con Regione Lombardia la possibilità di valorizzare questo sito come altri siti presenti nella nostra città, la maggior parte dei quali già antropizzati, quindi già urbanizzati, proprio per far atterrare possibilità di investimento e
attività di carattere imprenditoriale. Quindi questo è, come dire, il quadro della situazione attuale. Non c'è un percorso formale in atto adesso, siamo in una fase nella quale con la nuova proprietà si sta interloquendo proprio in relazione a questo tipo di destinazione, perché ovviamente saranno necessarie delle valutazioni dal punto di vista, per esempio, della viabilità e dal punto di vista anche... Quindi, se ho ben capito, si prosegue su deliberazioni e decisioni già assunte dal Comune negli anni scorsi e oggi si sta trattando con la nuova proprietà sul che fare. Ecco, i numeri, si parla di 500.000 metri quadrati di area, di cui quanti verranno coperti da queste attività? Allora, si parla in realtà di 298.000 metri quadri, l'area complessivamente di 298.000 metri quadri, il piano credo che preveda una superficie lorda di 135.000 metri quadri, quindi è comunque... un intervento significativo, consistente. Questa è l'area produttiva più vasta di cui dispone il piano di governo del territorio, poi ci sono anche altri contesti al di fuori della città, però non è che si sottovaluta l'impatto dal punto di vista del consumo di suolo. Si vuole fare una considerazione però di sistema. Noi recentemente abbiamo incontrato anche Legambiente, abbiamo incontrato alcune realtà proprio rispetto a questo contesto. C'è stata ovviamente una discussione, fra l'altro ho anche apprezzato la modalità, perché la raccolta firme è, diciamo, un processo democratico parziale, nel momento in cui poi non c'è la possibilità di discutere, ma non per come dire essere d'accordo, ma anche per confermare delle posizioni, cercare magari elementi comuni o sensibilità. Credo che non si sottovaluta l'aspetto dell'impatto. Prendere atto di una cosa: noi siamo all'interno di un processo che vedrà gradualmente i piani di governo del territorio stralciare previsioni in aree agricole di fatto. È ovvio che questo processo non richiede e non può richiedere il fatto di stralciare tutti gli ambiti, ma richiede una valutazione e l'esigenza anche di priorità di contesto. Gli ultimi piani di governo del territorio, parlo della variante generale promossa da Perri e parlo anche della nostra variante, sono già andati nella direzione di uno stralcio significativo di aree agricole che sono ritornate a questa funzione. Questo è sufficiente? Basta? No, non è sufficiente. Occorre però andare a conciliare diverse esigenze, diversi aspetti. Noi in modo particolare abbiamo agito soprattutto sugli ambiti con destinazione al residenziale, proprio perché riteniamo fondamentale il fatto di garantire l'investimento sull'abitabilità all'interno del tessuto consolidato della città. Il prossimo step sarà proprio in relazione invece alle aree produttive e alle aree commerciali. È ovvio che questa è un'operazione importante ed è un'operazione delicata. È altrettanto ovvio che questo aspetto non può portare al fatto di andare a stracciare tutti i contesti che hanno questa destinazione. Occorre un approccio di equilibrio. Fra l'altro, nel dibattito, nella discussione che abbiamo avuto con Legambiente, se non sbaglio anche le sue domande facevano riferimento alle osservazioni che provenivano da queste realtà. L'osservazione di Legambiente nel 2016 ci contesta non tanto la destinazione produttiva, ci contesta la molteplice funzionalità di quell'area, e quindi, prendendo atto, loro dicevano che quest'area è un'area importante e che tuttavia dal punto di vista di esigenze di sviluppo un'area vicino al casello potrebbe avere elementi di interesse e di valutazione, se ancorate ovviamente a un percorso di sviluppo, ci contestavano il fatto di avere aumentato le funzioni all'ingrosso, al direzionale, eccetera. Noi oggi ritorniamo dentro a una vocazione unica, che è quella produttiva. Però 135.000 metri quadrati di copertura del territorio non sono un
poca cosa. Poi se è attività logistica comporta movimentazione di mezzi, eccetera. E quindi anche questo evidentemente è un problema che riguarderebbe una parte della città. Abbiamo letto, si è letto, che comunque questa operazione porterà ad uno sviluppo sul piano occupazionale di circa 400 unità. Ecco, come stanno assieme tutte queste cose rispetto ad un'esigenza complessiva che si manifesta anche a livello nazionale di diminuire il consumo del territorio pur salvaguardando le attività produttive? Ecco, mi pare che il punto politico su cui la vostra amministrazione dovrà rispondere, diciamo così, all'opinione pubblica e a chi si muove sia questo. Sì, il punto politico è tenere l'equilibrio rispetto a quelle che sono le diverse esigenze di un territorio. Questo è un territorio, la nostra provincia credo che sia al penultimo o al terzultimo posto del territori urbanizzati. Non è comparabile a realtà come Milano, come l'Interland milanese o come altre province. Abbiamo un tasso di urbanizzazione come provincia intorno all'11-11,4%. Non è particolarmente elevato, ma proprio perché la vocazione del nostro territorio, come ben sappiamo, è una vocazione agricola. Credo tuttavia che però noi, anche in relazione al dibattito che si è innescato rispetto alla logistica, ma rispetto anche a tutta la partita infrastrutturale, noi registriamo un ritardo, quindi l'esigenza di dotare dal punto di vista infrastrutturale il nostro territorio è un'esigenza fondamentale dentro un approccio di intermodalità. L'esigenza di garantire spazi per la possibilità di attività imprenditoriali è fondamentale. È ovvio che questo aspetto va affrontato in modo equilibrato. Noi non siamo un territorio che abusa dal punto di vista del consumo di suolo. Penso che probabilmente in passato, da un punto di vista urbanistico, sono stati commessi probabilmente degli errori, soprattutto rispetto all'ambito residenziale, così che si è consentito la possibilità di da una parte cerchiamo di garantire la possibilità da parte delle imprese di atterrare al nostro territorio. Come ho detto, rispetto a piani urbanistici che ragionavano su una città di 170.000 abitanti, che oggi le città, ma non sto parlando soltanto di Cremona, devono andare nella riduzione di ambiti. È ovvio che questo aspetto va equilibrato con anche la possibilità di favorire in modo pianificato l'atterraggio di imprese di realtà imprenditoriali. Qua non si tratta di avere ricevuto una richiesta e di avere messo in atto una variante che porta a un aumento anche dal punto di vista proprio del piano urbanistico di previsioni edificabili. Qua si tratta di attuare una pianificazione che è già prevista nel nostro piano già da 12 anni. Quindi anche in relazione ai timori che ci sono di andare a innescare processi non controllati, questa amministrazione non ha innescato nuovi ambiti di trasformazione, nuove aree agricole da prevedere come nuove funzioni produttive, ma si tratta di attuare una pianificazione. Vorrei sottolineare anche un altro aspetto, visto che ho letto anche le valutazioni che facevano alcune realtà ambientaliste. Il piano di governo del territorio non è uno strumento che, come dire, viene redatto semplicemente all'interno delle istituzioni. È uno strumento partecipato, è uno strumento che richiama una fase di osservazione. Quell'area è stata concepita nel 2008, ma sono passati già nuovi strumenti urbanistici che l'hanno confermato. Il piano del governo del territorio è votato per ben due volte all'interno del Consiglio Comunale. Quindi siamo all'interno
di qualcosa che non è improvvisato, ma di qualcosa che è stato previsto. Poi si può mettere in discussione l'elemento della pianificazione, però noi siamo all'interno di una città, all'interno di un territorio che da una parte ha fame di investimenti, di attività produttive, e dall'altra ovviamente deve mantenere inalterata quella che è la sua vocazione agricola, ma non solo, abbiamo anche altre filiere produttive. Il tutto si gioca, come dire, all'interno di un... Che tempi prevede l'amministrazione per chiudere questa partita e se l'amministrazione intende comunque in questa fase, parallelamente, mantenere una interlocuzione con le associazioni ambientaliste? Allora, la tempistica è una tempistica di 8-9 mesi. Si tratta di passaggi che non sono passaggi di consiglio comunale, sono passaggi di giunta, perché, come dicevo prima, l'indirizzo della destinazione dell'area è ormai già presente all'interno dello strumento urbanistico. Qualche giorno fa abbiamo incontrato Legambiente e c'è ovviamente la piena disponibilità a confrontarci dentro un processo che sarà a sua volta posto a tutte le valutazioni anche di carattere ambientale. Parallelamente a questo percorso parte la variante del piano di governo del territorio, che si porrà come obiettivo quello di andare anche nella riduzione del contrasto al consumo di suolo, sotto due aspetti. Non solo l'aspetto, diciamo così, che andrà a prevedere lo stralcio di aree di trasformazione, ma anche un altro aspetto che oggi è estremamente delicato. So che anche in città da questo punto di vista c'è un dibattito. Contrastare il consumo di suolo significa favorire il più possibile interventi sull'esistente, interventi sul tessuto consolidato. Oggi abbiamo delle sfide molto importanti, la sfida dell'efficientamento energetico è una sfida che deve ovviamente entrare anche nell'ambito del costruito, anche nell'ambito dell'esistente. È ovvio che si gioca anche su questo aspetto, cioè il fatto di intervenire sull'esistente significa garantire da una parte flessibilità, ma dall'altra l'esigenza di non andare a compromettere quello che è il paesaggio e l'aspetto, diciamo così, estetico architettonico della nostra città. Però questo aspetto sta a dimostrare il fatto che su questi temi non c'è, come dire, il sì e il no. C'è un processo, c'è il come si vanno a costruire determinate e a perseguire determinate finalità. Una città che oggi si pone come obiettivo quello di rendere abitabile il suo tessuto consolidato è una città che, per esempio, deve investire molto sui comparti spenti del suo centro storico, tutta la partita relativa al Parco dei Monasteri, per esempio, tutta la partita relativa al patrimonio dismesso pubblico. Ma nello stesso tempo è necessario fare in modo che chi vuole investire su edifici già costruiti abbia la facoltà di farlo.